Eccoci qua, Mondo Amaranto, ultima puntata, si conclude il cammino del campionato Berretti, abbiamo seguito proprio la gara di ritorno dei playoff tra Arezzo e Catania, manca ancora un ultimo verdetto per la verità, ma se dovesse accadere questa impresa dell'Under 17 faremo una puntata speciale, facciamo così, lo dico a Te lo Alessandro auguriamo. Longo, buonasera. Buonasera. Responsabile del settore giovanile, allenatore della Berretti Amaranto. Questa sera abbiamo altri tre rappresentanti, c'è il ritorno di Vellitri, e poi saluto Sussi e Finocchi, benvenuti, ben trovati. Allora, è stata una bella partita quella col Catania, adesso la rivediamo subito e poi la commentiamo. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata. La gara di ritorno dei playoff ottavi di finale, campionato Berretti dopo il 2-0 dell'andata con la vittoria del Catania. Gara di ritorno che si gioca allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino. L'Arezzo dunque che è chiamato a una vera e propria impresa se ci vorrà ribaltare questo risultato. Servono tre gol di scarto oppure in caso di stesso punteggio ci saranno i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore al volo Callì. Pecorino, c'è il fallo. Fallo di Artini, calcio di punizione. Calcio di punizione, c'è il colpo di testa in rete! Pecorino porta in vantaggio il Catania anche ad Arezzo. Il Catania è in vantaggio. Gran gol, gran colpo di testa. Su questa punizione, battuta rientrare dalla tre quarti, ha sfruttato tutti i suoi centimetri. Pecorino che è lì per quello, per veramente sfruttare queste occasioni. Adesso va a festeggiare con la sua panchina, col suo allenatore. Un bel abbraccio. Uscetta, la controlla, ma se l'allunga poi con un break, però la riprende. La crossa in mezzo, dove per poco Casale non è arrivato, e poi è stato bravo Castiglia. Dall'altra parte, lancio di Cicci verso Sussi. Sussi prova a superare in velocità Puglisi. È tutto buono, Puglisi, attenzione. Sussi parte il cross, Finocchi. La palla è entrata, la palla è entrata. L'Arezzo ha pareggiato l'Arezzo con Finocchi, malgrado il tentativo di Fabiani di respingere. Finocchi ha pareggiato i conti, chiaramente il gol è contestato per il contatto tra Sussi e Puglisi. Il modo in cui Sussi ha recuperato palla ha fatto arrabbiare il Catania, chiedeva il fallo la formazione di Orazio Russo. L'arbitro sta ascoltando le proteste, ma non è intervenuto. Ha giudicato tutto regolare l'arbitro Bitonti di Bologna. E dunque l'Arezzo è riuscito a pareggiare con Finocchi sull'assist di Sussi. Siamo 1-1. Il cammino per l'Arezzo è ovviamente molto lungo. Intanto però la situazione è tornata in parità. Molinari verso Di Stefano, protegge Ruscetta che però commette un'ingenuità. Calcio di rigore. Dunque il Catania può subito tornare in vantaggio. Di Stefano è già pronto. Sinistro, spiazzato Ubirti, e a questo punto si fa praticamente quasi impossibile. Il Catania ritorna subito in vantaggio con Di Stefano, che aveva già segnato nella gara di andata. Si ripete dal dischetto in quella di ritorno. Può salire Liguori. Attenzione, Liguori c'è solo Di Stefano. Palla di ritorno per Mujkić. Hanno triangolato bene Mujkić, Ubirti. Chiude tutto in calcio d'angolo. Attenzione a questo contropiede perché è uscito molto bene lì al limite Molinari, forse c'è il fallo. Eh sì, giallo anche. Liguori sul punto di battuta. Parte col sinistro, rete! Trova l'angolino alla destra di Ubirti. E il Catania dilaga 3-1 adesso. Anche Liguori a segno. Due calci di punizione micidiali, che sul primo c'è stato il colpo di testa di Pecorino,
pecorino. E adesso direttamente su calcio di punizione il gol di Liguori. E a questo punto, insomma, gara che ha poco da dire dal punto di vista della qualificazione. Già forse era prima così. Sbarzella di Matteo. Sussi lascia andare, Sussi rientra benissimo, bellissima serpentina, morbido per Caselli, gol! Ha segnato Caselli, la palla che è passata sotto al corpo del portiere e l'Arezzo accorcia le distanze. Siamo 2-3 adesso. Comunque ha fatto una giocata splendida Sussi, un grandissimo affondo dentro l'area di rigore, una di quelle serpentine delle sue. Caselli che ha segnato tanto in campionato, che è il capocannoniere della squadra, e segna ancora. 2-3 di Matteo, cerca il pallone buono per Sussi, ottimo lo stop. Sussi prova a saltare, ce la fa Cucuzza, conclusione a porta vuota Minocci per il pareggio dell'Arezzo. 3-3. L'arbitro però, vediamo un po' che cosa accade, stanno protestando i giocatori del Catania. Sussi ancora una discussione penso con l'avversario. L'Arezzo ha trovato il pareggio, grandissima azione di Sussi, però ancora una volta ha saltato Cucuzza netto a sinistra e poi ha messo dentro per Minocci, che a porta vuota ha messo dentro. Siamo 3-3, l'Arezzo compie comunque una piccola rimonta, era sotto 3-1. Rimessa effettuata, Puglisi di Matteo, non riesce a toccare, poi c'è una rovesciata che scheggia la traversa dopo il tocco di Di Stefano, una rovesciata incredibile qui di Liguori che ha sfiorato davvero un gol da urlo. Liguori ha fatto davvero un gesto tecnico bellissimo, una rovesciata veramente bella. Ci prova Lombardo, ha scagliato all'improvviso un gran tiro che era mirato al 7, Lombardo prova a uscire, la squadra Amaranto, c'è Finocchi libero che attenderebbe palla, si va in verticale, è buona comunque per Caselli che cerca Sussi che è partito in posizione regolare, Sussi che in corso, Sussi solo, Sussi si mangia il 4-3, ha fatto una grandissima azione, palla che sorvola la porta di Fabiani, Arezzo ha un passo dal vantaggio addirittura. Ha fatto un grande scatto perché è sicuramente partito prima Sussi di Calì, bruciato letteralmente in velocità, Sussi è partito centralmente, se l'è portata anche bene dentro l'area di rigore quanto ha voluto, poi ha sparato alto. Finisce 3-3 tra Arezzo e Catania, il Catania passa il turno, elimina l'Arezzo, 2-0 all'andata, 3-3 qua nella gara di ritorno a Castel Fiorentino, una gara che l'Arezzo generosamente ha recuperato, ma che comunque è stata senza particolare storia dal primo tempo, chiuso dal Catania avanti 3-1. Poi l'Arezzo, diciamo, è stato bravo a non abbattersi, non arrendersi al risultato negativo maturato, è riuscito quantomeno a evitare la sconfitta interna nella gara di ritorno, che a nulla serve per la qualificazione, serve però almeno, insomma, per chiudere la stagione in modo sostanzialmente positivo nei limiti del possibile di fronte a un'eliminazione. Poi Sussi ha avuto anche la palla del 4-3 che non avrebbe cambiato molto. Comunque sia, finisce 3-3 tra Arezzo e Catania. Il Catania va ai quarti di finale del campionato Berretti. Per l'Arezzo si interrompe qui dunque il cammino in questa stagione. Adesso andiamo a sentire la voce dell'allenatore dell'Arezzo, nonché responsabile del settore giovanile, Alessandro Longo. Allora, insieme a Alessandro Longo, ce la potevate fare, perché ci hai pensato qualche giorno nell'ottica delle due partite, al di là di quelli che sono stati gli episodi, perché anche a Catania avevate fatto un'ottima gara e gli episodi non sono andati per il verso giusto, e così diciamo che anche nella gara di ritorno avete dimostrato poi, dopo essere andati sotto, di comunque poter segnare una squadra che nel suo girone aveva la miglior difesa, quindi comunque avergli fatto 3 gol non è poco. Sì, 3 gol e secondo me ne meritavamo qualcun altro, ecco. E credo che la differenza l'abbia fatta purtroppo il risultato della gara d'andata,
dove anche lì, a mio modo di vedere, è stata una partita da 2-2, 3-3, perché entrambe le squadre hanno prodotto un certo numero di palle gol, ma in modo paritario, e quindi lì gli episodi ci hanno giocato contro. Noi abbiamo sbagliato delle palle gol semplici, ricordo sullo 0-0 all'inizio del secondo tempo la palla gol di Minocci, poi anche quella di Caselli, anche Christian poteva fare meglio in un paio di situazioni. Sicuramente abbiamo giocato una gara con coraggio, anche in intraprendenza, abbiamo provato a mettere sotto l'avversario anche lì a Catania, come abbiamo secondo me fatto per lunghi tratti in casa a Castiglion Fiorentino, però gli episodi ci hanno girato contro. E comunque rimane una stagione più che positiva? Ma penso proprio di sì. È una stagione che ci ha regalato grandi soddisfazioni, tantissime soddisfazioni, poche delusioni, e quindi a mio modo di vedere possiamo ritenerci soddisfatti. È chiaro che l'obiettivo delle fasi nazionali era il minimo che noi volevamo raggiungere, considerato soprattutto il girone d'andata fatto dai ragazzi, che hanno perso solo in un'occasione in trasferta a Torino, hanno pareggiato in una sola occasione in trasferta dal Bissola, e poi le hanno vinte tutte. Quindi un girone d'andata dove praticamente i ragazzi erano riusciti quasi già ad ipotecare la qualificazione alle fasi nazionali, quindi entrare nel lotto delle prime 16 d'Italia è stato oltretutto una grande soddisfazione, perché non era un obiettivo all'inizio di stagione. E questo insomma rende merito a voi. Poi ovviamente ci sarà il tempo poi per revisionare anche a livello voi dirigenziale insomma questa annata. Diciamo che l'obiettivo di squadra è stato pienamente raggiunto. A mio modo di vedere potevamo metterci anche una ciliegina sulla famosa torta, arrivando anche fra le prime 8 squadre d'Italia, ma io credo che la soddisfazione più grande è stata quella di veder crescere questi ragazzi. Riflettevamo insieme allo staff prima dell'ultima gara su come avevamo iniziato la stagione i primi di agosto, e il materiale che avevamo a disposizione, tutte le risorse, e poi abbiamo fatto il confronto con questi ragazzi che, a mio modo di vedere, sono maturati tantissimo. Io mi auguro per loro partendo da questa maturazione possano il prossimo anno esprimersi ancora meglio. E ovviamente farai anche le tue relazioni, non vogliamo sapere chi, però c'è qualcuno già pronto secondo te per la prima squadra? Ma a mio modo di vedere un bel gruppo di ragazzi, premettiamo che non tutti maturano allo stesso modo e allo stesso tempo, quindi per qualcun altro ci sarà bisogno di attendere un altro step. Credo che un bel numero di ragazzi siano pronti per affrontare esperienze più importanti.
Le esperienze più importanti possono essere far parte della rosa, di una rosa di una squadra di Lega Pro, o anche far parte della rosa di una squadra di un campionato primavera, che è altrettanto stimolante, oppure intraprendere già un percorso un po' diverso, ma secondo me allo stesso modo anche impegnativo, come può essere un campionato nazionale dilettanti. Questo dipenderà chiaramente dal loro grado di maturazione. Allora, scambiamo qualche parola. Vieni, mi guardi già male, vieni pure in piedi. È la prima volta che vieni? Sì, è la prima volta. Allora, ti chiami Finocchi? Giacomo. Giacomo, e vieni da? Roma. Da Roma. Sei arrivato quando tu? All'inizio? Sono arrivato... in corsa? O no, all'inizio? Il 20 luglio, sì. Il 20 luglio, quindi è passato tutta la stagione. E come sei arrivato all'Arezzo? Sono arrivato tramite un'agenzia di procuratori che mi hanno portato qui a luglio in prova. Sono stato 2 settimane, mi sono ambientato un po' con il gruppo, così, allenamenti, e poi è arrivata la firma ad agosto. E a Roma dove giocavi? Non ho giocato a Roma, ho giocato a Frosinone l'anno scorso e 2 anni fa a Novara. Come la giudichi il tuo campionato? Dalle partite che abbiamo visto all'inizio a quelle finali, al di là che hai segnato, però si vede una crescita costante. Sì, quest'anno sono maturato anche sotto l'aspetto, come hai detto adesso te, dei gol, perché non ho mai segnato così tanto e mi fa piacere. Poi mi sono trovato benissimo col gruppo e con la squadra, anche in una grande città, cioè in una buona città, mi sono trovato bene. E quella è la sua posizione forse ideale, no mister? Quella che l'abbiamo visto anche col Catania, cioè questa capacità comunque di partire di filato e poi si accentra all'improvviso e hai fatto quel gol col portiere che ha provato a... Sì. Ma non ce l'ha fatta a toglierla da. Sì, ha messo Cristian la palla dentro, io mi sono buttato sul secondo. Cristian ha messo diverse di palle dentro, sì. Poi sentiamo dopo. Che mi dici di questo ragazzo? Sì, lui ha iniziato a giocare stabilmente da interno sinistro, anche interno destro all'inizio di stagione, e poi ha provato altre esperienze, ha giocato anche da trequartista e da attaccante esterno. Credo che la mezzala o l'ala, come ha fatto sabato contro il Catania, siano le posizioni dove lui si possa esprimere meglio. Vorresti rimanere? Vorresti tentare qualche strada, come diceva il mister? No, adesso siamo alla fine dell'anno, vediamo quello che succede negli ultimi giorni, poi vedremo. Perfetto, grazie. E allora, Cristian Sussi, quanti assist hai fatto? Hai fatto tutti gli assist praticamente, ha fatto tutti gli assist, quando prende palla lui la situazione si facilita un po'. Sicuramente determina tante, è stato capace di determinare tante azioni positive per la nostra squadra. Non sempre siamo riusciti a realizzare, però in zona di rifinitura lui ha fatto tanto. Come la giudichi la stagione? Buona, però come penso anche loro si poteva fare meglio e cercare di passare il turno. Potevate anche vincere, ha avuto quell'occasione, sì. È ripartito bene dopo. Sono arrivato lì un po' stanco, che era a metà secondo tempo più o meno. Sì. Però insomma, quando tocchi la palla tu, insomma, canta, come si suol dire, perché ha un tocco, no? Ha questa capacità, no? dell'imprevedibilità di saltare l'uomo e poi mette queste palle, insomma, e segna anche, perché ricordiamo quel gol in casa, non so con chi, non mi ricordo con chi l'hai fatto, Siena. Con Siena, forse quel gran gol dalla distanza, anche fuori casa mi dicevi l'altra volta, ha fatto un altro bel gol. Alcuni ha fatto un bel gol su punizione e c'ha diversi colpi in repertorio. Io credo che lui sia fondamentalmente abbia dei parametri nettamente superiori a questa categoria a livello fisico, a livello tecnico, e deve ulteriormente maturare a livello sia psicologico che tattico, però credo che quest'anno abbia fatto un po' di passi avanti. Sì, questo mi sembra che si possa dire, no? Che cosa ti aspetti?
Questo si vedrà, cioè, non spetta a me deciderlo. Certo, però, insomma, è tutto da vedere. Lui potrebbe essere uno di quelli effettivamente, sì, che potrebbe essere aggregato. Io Christian, sì, Christian lo vedrei bene anche in una rosa di primavera. Questo per dargli la possibilità di maturare ulteriormente prima di confrontarsi con i campionati, con le prime squadre, ma anche far parte della rosa di una prima squadra, secondo me ci sta tutto. Vedremo, chissà, speriamo che Lorenzo possa fare la primavera, perché questo, diciamo, è sottointeso. È sottointeso. Grazie a Christian. Infine ritroviamo, eccoci, il nostro Bellitri. Eccolo qua. Ormai, ormai siamo, è un'abitudine. Tieni il micro, fai, fai tutto. Ormai siamo a casa, no? Fai e niente, quello che vuoi. Ormai i compagni hanno detto tutto. Ecco. Sul Catania avremmo potuto fare meglio, sì, perché infine noi eravamo bravi, bravi. All'andata loro giustamente hanno portato giocatori della prima squadra che là, però anche là abbiamo fatto la partita, Però vabbè, giusto, la 2-0, però in casa ci sono stati dei particolari che ci sono stati a favore nostro, però avremmo potuto fare meglio. Diciamo e che ce gol, lo siamo detto. Quel gol preso subito, sono un poco su quel calcio di punizione, magari senza quello la situazione poteva andare, meglio. No? E niente, ormai la stagione è giusta al termine. Andiamo al mare, No, almeno. Ora ci alleniamo, ci divertiamo con le partitelle, ormai amichevoli, tutte così, e stiamo ancora meglio come squadra. Beh, senti, ma hai detto, no, che perché questo fatto della, dei giocatori della, che il Catania ha fatto, no, ha schierato dei giocatori comunque nell'area della prima squadra, a cosa serve? Cioè loro puntano al risultato, cioè mi chiedevo un po', no, che cosa serve alla fine così scendere in questi escamotage che poi non servono alla crescita del gruppo, no? Io penso che siano delle scelte societarie. Noi a Catania abbiamo notato un ambiente carico, molto. Vi era tutta la società praticamente, con un centinaio di ultra. La prima squadra partiva la mattina per la trasferta di Cava. E un calciatore della rosa del Catania ci ha confidato che tre di loro per la prima volta non sarebbero partiti con la squadra, ma sarebbero partiti subito dopo la partita. E quindi probabilmente ci tenevano, ecco, diciamo anche che il Catania a livello di prima squadra ha avuto una delusione, no? Forse l'ennesima, perché non è riuscita a fare il salto di categoria e probabilmente volevano rifarsi attraverso il torneo Berretti. Effettivamente loro nella rosa della prima squadra hanno dei calciatori giovani, molto giovani, come Pecorino, come lo stesso Di Stefano, Liguori, che possono partecipare al campionato Berretti, e quindi ne hanno approfittato. Invece noi abbiamo fatto l'opposto, perché Sbarzelli è andato in panchina, no? Nell'ultima giornata di campionato. Noi, sì, a noi a Catania con la prima squadra ci è mancato Adriano, però è chiaro che siamo molto più soddisfatti, almeno noi qui ad Arezzo siamo molto più soddisfatti quando i nostri ragazzi vanno in panchina, insomma. O addirittura fanno parte degli 11, 12, 13, 14, 15 giocatori che partecipano all'incontro. Quindi ancora starete insieme un po'. Sì. Finché la prima squadra va avanti. Quindi speriamo che siate insieme ancora parecchio. Speriamo di sì. Me lo auguro. Sì, me lo auguro. Bene, simpaticissimo. Numero uno. Scambio simpatia. Grazie. Lo vince sicuramente lui. Ci fermiamo un attimo, poi parliamo due minuti dell'Under 17 tra poco. Eccoci tornati, parliamo dell'Under 17 che deve ancora giocare la gara di ritorno, la gara proibitiva. Rivediamo il 2-0 della Paganese, un risultato un po' bugiardo, benché la Paganese ha 4-5 giocatori nella rappresentativa, noi porteremo Pellegrini a rappresentare l'Arezzo, però insomma chiaramente è una squadra forte, che però ad Arezzo, insomma, anche qui poteva andare diversamente. Rivediamo. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.
Amici del calcio giovanile, buona serata, ci siamo, è il momento della gara di andata degli ottavi di finale del campionato Under 17, lo scudetto Under 17 Serie C. L'Arezzo subito, un banco di prova molto difficile, molto complicato per la squadra di Dante Gioacchini, sostenuta quest'oggi dagli Amaranto più piccoli, l'Under 15 che è venuto a fare un gran tifo per la squadra Amaranto in questa gara di andata dunque dei playoff. Under 17 Serie C, l'Arezzo arrivato terzo nel suo girone, il girone C, contro la Paganese che invece ha vinto il girone D, l'ha vinto con 48 punti, frutto di 16 vittorie, 4 sconfitte, nessun pareggio, una squadra dunque particolarmente insidiosa. L'Arezzo ha bisogno di almeno un successo in una delle due partite per cercare di sperare appunto di andare avanti, per il momento comunque già un bel risultato, far parte delle prime 16 formazioni Under 17 italiane. Foto di rito per l'Arezzo e foto di rito per la Paganese con l'arbitro che sarà Fiorando Nebirai della sezione valdarnese. Buon lavoro di Quaglietta, dentro la palla, smarcato completamente Gondola, Casini, primo intervento determinante della partita. Ussi che cercherà di scavalcare probabilmente la barriera che è composta da quattro giocatori della Paganese, con portiere Bovenzi che è andato a chiudere con ogni possibile varco. Va Mussi, destro di Mussi a cercare la porta, l'intervento di Bovenzi, aveva calciato molto bene Federico Mussi. Bovenzi, grande intervento, secondo calcio d'angolo consecutivo per l'Arezzo. De Biasi dalla bandierina, è salito anche Orta che vorrebbe il pallone subito, battuto corto in corner, scambio con Sepe. De Biasi, parte il traversone, secondo palo Orta, proprio lui che si era smarcato, aveva fatto cenno ai suoi di volere questo pallone, è arrivato e la Paganese dunque è in vantaggio, possiamo dire la prima vera occasione con Domenico Orta che si è liberato sul secondo palo dopo questo rapido fraseggio e dunque l'Arezzo sotto dopo una buona partenza, c'è tutto il tempo per recuperare, chiaramente è un gol che può avere la sua importanza. Buxe cerca Conte Duca, la palla passa perché è andata a vuoto Tomolillo, attenzione, Conte Duca, c'è Tiradossi, dentro per Sciopai, dall'altra parte Anselmi, sul fondo questo pallone, nessuno tira, nessuno ha tirato qui, un'azione davvero incredibile, con la porta tutta vuota, e qui l'ha colpita male probabilmente Anselmi, colpita sporca perché c'era la porta tutta vuota, sembrava quasi un'azione stile Ajax dove nessuno tirava, alla fine poteva tirare subito Conte Duca, poteva tirare Tiradossi, poi Anselmi ha tirato. L'Arezzo ha davvero avuto una colossale occasione per pareggiare. Gondola ancora fuori Di Biase, ecco il cross, attenzione che c'è tutto solo Padolino, qui ha avuto lui la palla del 2-0, gran cross, Padolino di testa. Allora attenzione a Siepe che ha ripartito, ha fatto ripartire Gondola che prova ad attaccare lo spazio dopo il tocco di De Biasi, grande recupero di Baldoni che era diversi metri più avanti, grande recupero a Casini, che rischio su De Biasi, la porta è vuota, Quaglietta, Casini davanti a lui, gol, e qui patatrac dell'Arezzo che ha regalato completamente questo gol e siamo 2-0. Quaglietta con la porta vuota, con Casini ormai davanti a lui che poteva fare poco, ormai il patatrac era stato fatto e allora la Paganese si trova sul 2-0 al 24esimo ormai. De Pellegrin, palla dentro, attenzione Conte Duca, era sbucato anticipando tutti, la palla che però si impenna sopra la traversa, cominciano a essere tante le occasioni sprecate
dalla formazione Amaranto. Qui credo Horta non sia riuscito proprio a intervenire su questo pallone e Conte Duca ha avuto un'altra grande chance. Tisepe verso Gondola che parte. Baldoni prova a rincorrerlo, Gondola sembra più veloce, Gondola, ancora Gondola, mette in mezzo deviazione di Pellegrini che favorisce, ancora la traversa, poi un altro tiro, Padolino qui ha preso la traversa, Padolino era tutto solo, Gondola ha fatto tutto il campo, praticamente a sinistra, ha messo in mezzo, c'è stata la deviazione di De Pellegrini che di fatto ha messo in gioco, ha messo nel vivo di questa azione Padolino e l'Arezzo dunque ha rischiato di andare sotto 3-0. Mussi e da palla però alla squadra campana, attenzione De Pellegrini che si è allungato il pallone, Quaglietta, Quaglietta solo davanti a Casini, Quaglietta fuori, sospiro di sollievo gigantesco, si scusa De Pellegrini. Sembrava quasi di rivedere il secondo gol. Quaglietta forse si scusa anche lui, questa era l'occasione probabilmente del KO finale. E allora Arezzo graziato davvero in questa situazione. Baldoni qui si fa superare, ora De Biase dentro per Gondola, Gondola, controllo, Gondola, Gondola, in mezzo c'è Quaglietta e poi Padolino ne mangia un altro. Ha avuto tre occasioni Padolino e in tutte e tre non è riuscito a trovare la rete. Ne aveva avuto due, tra cui un palo e anche qui davvero clamorosa, che poi Quaglietta gli aveva dato una palla deliziosa. Martelli, buono l'intervento, poi riesce a dare a Tiradossi, 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 supera Bovenzi, Tiradossi! Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Però dai, per piacere. Bravo Martelli! Porta vuota. Davvero pazzesco, pallone sul fondo di un niente, aveva fatto tutto bene, aveva superato Bovenzi e dunque gol sbagliato da una parte, ancora più clamoroso l'errore dall'altra e si rimane sullo 0-2. Rinvio di De Pellegrini verso Tiradossi, Bovenzi manca, la porta è vuota, Tiradossi, Tiradossi, Bovenzi la fa sua. Casini, Pellegrini, Casini, corto, servito De Biase, attenzione, De Biase, De Biase, dribbling sinistro di De Biase, Casini, Casini in calcio d'angolo e l'arbitro chiude qua. La Paganese vince 2-0 la gara di andata degli ottavi di finale dei playoff Under 17 Serie C. L'Arezzo ha giocato un ottimo primo tempo, deciso dagli episodi, gol di Horta sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi il gol regalato di fatto a Quaglietta. L'Arezzo ha avuto diverse chance, una sullo 0-0 e poi ne ha avute sullo 0-1, sullo 0-2. Poteva anche la Paganese trovare la terza rete, insomma l'Arezzo semmai può recriminare dell'imprecisione sotto porta, perché l'atteggiamento, il gioco, l'intensità che ha avuto soprattutto nel primo tempo al cospetto insomma di una delle migliori squadre di questo panorama Under 17, come dimostrano anche le diverse convocazioni dei giocatori della Paganese nella rappresentativa, ecco, di fatto questo sicuramente è un dato che deve rendere orgogliosi comunque i giocatori dell'Arezzo che hanno giocato il primo tempo, anche un'ottima parte di secondo tempo. Dopo nel finale si vedeva che adesso un po' ci credeva di meno e alla fine insomma la Paganese vince 2-0, ipoteca il passaggio del turno, c'è però da giocare la sfida di ritorno tra due settimane. Adesso andiamo a sentire mister Dante Gioacchini. Insieme a mister Dante Gioacchini, al di là del risultato chiaramente c'è un po' di rammarico per le occasioni che l'Arezzo ne ha avute tante, no? Contro una squadra molto forte. Sì, un po' di rammarico anche perché i due gol diciamo li abbiamo fatti noi e la partita abbiamo fatto un'ottima prestazione secondo me e ci è mancato il gol, fa sempre esperienza.
Comunque è una presa anche di consapevolezza, insomma, del fatto che questa squadra se la può giocare anche con squadre come questa che sono arrivate prime nel loro gioco. Sì, sì, noi abbiamo fatto una buona partita, l'abbiamo interpretata bene, purtroppo dobbiamo andare giù e fare 3 gol. Ci credete o è quasi impossibile? Io ci credo, ragazzi, anche adesso vediamo di partire, di ripartire la prossima settimana, giochiamo non il 5 ma giochiamo il 12 giù a Volla. Perché c'è Pellegrini che andrà a questo torneo di Fiuggi, unico convocato dell'Arezzo, dove troverà alcuni giocatori della Paganese, no? A dimostrazione che in rappresentativa c'erano diversi giocatori della Paganese, per dire che è una squadra comunque abbastanza forte. Sì, loro hanno 4 ragazzi in nazionale, diciamo, nella rappresentativa, noi ne abbiamo uno, però è stata una prestazione, ripeto, positiva al di là del risultato. Poi il risultato conta e quindi al ritorno dovremo farci la nostra piccola battaglia, insomma. La palla scottava un po' forse in avanti, qualche emozione, no? Quando si doveva concludere, quindi azioni anche molto lunghe. Purtroppo sì, cioè non sempre le giornate possono essere felici in tutti i reparti. Oggi un po' davanti abbiamo peccato, però in altre partite ci hanno aiutato in maniera importante. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. È stato anche bello qui che alcuni ragazzi dell'Under 15, se non tutti, sono venuti a fare il tifo per diciamo, i loro fratellini più grandi dell'Under 17. Questo è stato insomma una cosa, hanno fatto un tifo veramente incessante, no? Quindi questo è bello da vedere. È stato, lo definirei, uno spettacolo nello spettacolo, perché anche la partita secondo me è stata ben giocata da entrambe le squadre. Anche in questa occasione credo che la nostra squadra, la nostra Under 17, sia stata un po' troppo penalizzata dal risultato. Un gol, anche due, credo che lo meritasse ampiamente. Fermo restando che la Paganese ha fatto la sua onestissima partita e non ha rubato nulla. Assolutamente, no, anche perché insomma, già lì, come abbiamo visto, sono elementi di indubbio spessore. L'Arezzo sicuramente andrà là a fare la sua partita, poi chiaro, ribaltare in trasferta, cioè segnare e vincere con 3 gol di scarto sarà dura, però insomma il calcio è strano, quindi facciamolo in bocca al lupo. Qui si gioca addirittura il 19, mi sembra? Domenica prossima. Ah, questa domenica? Sì, sì. Ok, quindi insomma in bocca al lupo alla squadra di Dante Gioacchini. Poi è finito il campionato per l'Under 16, che ha finito con una vittoria 3-2 in casa del Rimini, con gol di Sinè, Ceccarelli e Fabianelli. L'Under 15 aveva già finito, peccato che se il campionato fosse durato una o due giornate ce la faceva anche l'Under 15. Sì, quella sarebbe stata un'altra ulteriore soddisfazione per il nostro settore giovanile, l'Under 15, che a parte la crescita, abbiamo notato questa crescita, questa maturazione di tutto il gruppo. A parte questo, speravamo che questo potesse anche portarli a ottenere una qualificazione che a un certo punto della stagione, insomma, era anche secondo me meritata. Bene, complimenti comunque per tutto il lavoro che avete fatto, te, tutti i tuoi allenatori, tutto lo staff. E quindi continueremo a seguirvi nei prossimi mesi. Grazie a voi, bocca al lupo per i vostri percorsi. E dobbiamo anche in chiusura invece dare la cattiva notizia dell'altra parte di questa trasmissione che abbiamo seguito a lungo, cioè la Serie B femminile. Purtroppo si conclude il cammino dell'Arezzo con la retrocessione, non è bastato il 5-0 contro la Roma 14ª nell'ultimo turno di campionato per le ragazze Amaranto, che grazie al contemporaneo pareggio del Genoa, qui bastava un punto per centrare i play-out, invece l'Arezzo retrocede e ritorna subito in Serie C, salvo ovviamente ripescaggi che comunque non sono da escludere. Grazie a tutti e buona serata.